Buongiorno, buongiorno a tutti. In avvicinamento a Barcellona-Napoli, ritorno degli azzurri in scena europea, in campo europeo, con la grande trasferta del Camp Nou di giovedì, con qualche problemino di formazione, qualche assenza di troppo, insomma, che continua a perseguitare il Napoli. Però in realtà, rispetto a quello che abbiamo vissuto qualche mese fa, sembra quasi abbondanza, no? Pur senza Politano, pur senza Lobotka, pur senza ancora il Chucky Lozano. Parliamo quindi di come si avvicina il Napoli a questa sfida europea e anche come contestualizzare, no, l'Europa in una stagione in cui il Napoli è concretamente in lotta per lo scudetto, che se ne dica, ognuno ha la sua opinione in merito, anche guardando a quello che abbiamo ascoltato da parte di molti amici che ci seguono ieri, ma la sostanza è che, classifica alla mano, il Napoli è lì concretamente e ci resterà probabilmente. 081-633-3 il numero per intervenire con noi in diretta, ricordiamo anche il 339-666-9990, utile per tutti i vostri WhatsApp, siano essi scritti o vocali. Diteci anche che tipo di Napoli immaginate a Barcellona, con quale formazione, con quanti sacrifici, ecco, in ottica di un eventuale turnover, perché comunque le risorse non mancano, soprattutto in alcuni reparti, soprattutto dopo che l'emergenza ha fatto scoprire, tra virgolette, dei giocatori che possono dire la loro, come abbiamo più volte parlato di Juan Jesus, ma io ci metterei anche Ghoulam, che sulla sinistra potrebbe avere una chance, anche se lui era Ghoulam no, perché è fuori dalla lista UEFA, ovviamente, però ci sono dei giocatori che possono sicuramente dire la loro, per esempio Mertens, che secondo qualcuno ha giocato fin troppi pochi minuti contro l'Inter, ecco che in questa partita potrebbe avere un po' di spazio in più. Quindi proviamo a immaginarli insieme che tipo di Napoli mettere in campo al Camp Nou. Ricordo 081-633-3 per intervenire e dirci la vostra con una chiamata oppure un messaggio. Si torna a parlare del rinnovo di Fabio Ruiz, oggi anche sul Corriere dello Sport, trattativa congelata, come sappiamo, da anni ormai, sulle richieste alte dello spagnolo sul Napoli, che ha invece necessità, come più volte detto, di ridurre il suo monte stipendi. Fabian Ruiz, che potrebbe essere ceduto quest'estate se il Napoli ovviamente non dovesse riuscire a strappare il rinnovo, e questo sarà sicuramente un argomento importante tutta l'estate, considerando anche la rilevanza che il calciatore ha avuto quest'anno per Spalletti nei suoi schemi, nelle sue insomma, nel suo modo di interpretare il calcio. Chissà se rivedremo magari anche un po' di Adamu Nass, la cui condizione dovrebbe essere migliorata, insomma, con un po' di tempo che è tornato al lavoro. Lui sì che potrà essere una risorsa adesso, senza questi calciatori a cui facevamo riferimento poc'anzi, come Politano, come Lozano. Elmas in quella zona di campo continua a fare cose buone e meno buone, poi ulteriormente un adattamento, no? Dover giocare a destra per lui, che quando ha giocato in quella posizione lo ha fatto giocando sulla sinistra. Un as secondo me potrebbe dare qualcosa, perché quando è stato impiegato nell'arco di questa stagione ha comunque dimostrato quelle che sono le sue qualità, ha dimostrato di poter essere un calciatore rilevante, incisivo per il Napoli in zona offensiva. Tra un po' ne parliamo anche con Raffaele. 081-636-363, ricordo ancora una volta il numero per tutte le vostre telefonate, che aspettiamo numerose. C'è Mario Palligiano, la parte tecnica, che saluto, che ovviamente si occuperà di smistarle come fa ogni giorno. Ciao Raffaele. Ciao Andrea, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ovviamente questa è una partita, secondo me, anzi le due col Barcellona, che serviranno al Napoli per soprattutto per affinare la preparazione di qualche calciatore che è un po' giù, soprattutto i due africani, no? Che molti dicono, ma come, quelli hanno giocato fino al 6 febbraio, ma non vuol dire niente. Dove hanno giocato? Hanno giocato in un clima da circa 30 gradi, con un tasso di umidità altissimo, 80%, che ti toglie peso. Quindi sono tornati qua e devono rimettersi a posto fisicamente. Questo è il problema. Infatti avete visto che Koulibaly non era il miglior Koulibaly, la sua classe lo aiuta ad evitare di giocare male, però qualche errore lo ha commesso, anche sul gol di Dzeko. Secondo me lui, avendo paura di intervenire con il braccio, ha lasciato passare quel pallone che un altro Koulibaly non avrebbe fatto
mai passare. Lo stesso Anguissa, che non ha giocato perché giù atleticamente, però con il Barcellona, secondo me, li vedremo tutti e due e li vedremo al meglio. Sentiamo qualche messaggio vocale dei tanti che sono arrivati, poi ne leggiamo anche qualcuno, altrimenti ci dicono che non li leggiamo. Vai. Buongiorno ragazzi, Pasquale da Napoli, complimenti per la trasmissione. Niente, io vorrei parlare un attimo della partita di con l'Inter. Allora, a prescindere, sono contentissimo per il campionato che sta facendo il Napoli, non me l'aspettavo. Sono più che contento, però allo stesso momento vorrei dire, cioè, perché non riusciamo mai a fare la differenza quando la dobbiamo fare, eppure abbiamo tutti i mezzi per farla. Vabbè, tutto questo, forza Napoli, e spero che prima o poi un giorno vinceremo, però finché non cambieremo mentalità, non lo so, qualcosa non va. Ma io non ho capito quale mentalità bisogna cambiare, sinceramente. Ma io mi chiedo, ma se il Napoli avesse vinto con l'Inter, avrebbe vinto lo scudetto? Non era la finale, no. Mancano altre 13 partite. L'importante è star lì. L'importante è non perdere i confronti diretti e poi vedremo chi farà meglio. Allora, buongiorno cari Raffaele e Andrea. Vincere aiuta a vincere. Se il Napoli riesce a eliminare il Barcellona, può puntare a vincere la Coppa. Un abbraccio da Roberto da Casoria. Al telefono c'è Paolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una considerazione e sentire un vostro parere. Diciamo, Spalletti, quando fa le dichiarazioni pre-partita, giustamente anche per caricare tutti, dice che non ci sono titolari e non ci sono riserve, ma ci sono i titolari del primo tempo e i titolari del secondo tempo. Onestamente, contro l'Inter il secondo tempo non ha dato seguito a queste sue dichiarazioni, perché mettere Mertens a 5 minuti più il recupero, onestamente mi sembra non l'ha provata a vincere, è evidente. Quindi, ma volevo sapere un vostro parere in merito. Grazie, buona giornata. Sono laconico in tal senso, tu con i cambi una partita rischi di non vincerla, ma molte volte la perdi. Quindi io sono d'accordo con quello che ha fatto Spalletti. Al limite avrei messo Petagna, ma sempre a pochi minuti dalla fine, per mantenere l'identità di una squadra che comunque doveva lanciare i palloni in avanti per provare. Non ha voluto toccare niente, Raff. Toccare niente. Alla fine ci ha messo lì 2-3 giocatori freschi a 5 minuti dalla fine. Se succede, succede, ma intanto io non ho snaturato, esatto, la squadra. Cioè, ridurre a che minuto è entrato Mertens, che minuto ha fatto il cambio, l'analisi di una partita, mi sembra esercizio molto da bar. Se mi passi l'espressione. Sì, messaggio vocale. Buongiorno ragazzi, da Antonio. Ciao. Io sono stato molto contento del risultato contro l'Inter, perché comunque l'Inter ha perso due partite, e secondo me il pareggio è stato un risultato anche giusto. Raffaele, ti volevo chiedere, ma notizie su questa eventuale vendita del Napoli, del patron Bezos o qualche altro patron? Grazie e vi seguo. Guarda, l'unica notizia è che non c'è nessuna notizia, le robe che sono uscite finora sono solo fake news lanciate in giro da chi è in cerca di un po' di notorietà. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno Raffaele, buongiorno Andrea. Vincenzo da Crispano, vostro fedelissimo come sempre. Senti Raffaele, ieri ti ho mandato un messaggio, però per non andare troppo per le lunghe, io non mi piace giudicare gli allenatori, solo il fatto, ho detto ieri, solo il fatto che il cambio di Politano con Elmas, perché proprio adesso non ce l'ho visto personalmente io. Però ti volevo fare una domanda più, diciamo così, più il mio grande idolo, che è Osimhen, no? Quando è arrivato a Napoli, quando è arrivato a Napoli, tu pensa che la squadra era questa, cioè questi erano i calciatori. La domanda è questa qua: per il futuro, visto che Spalletti sarà al secondo anno, i giocatori che verranno presi, specialmente gli esterni d'attacco, verranno presi in base a questo grande calciatore? Perché io vedo che, cioè, questo è il mio nuovo modesto parere, vedo che Osimhen a volte c'ha un passo più dei suoi compagni, specialmente gli esterni di attacco, sia Insigne che Politano, che si accentrano molto, sì. A volte c'è, cioè, lui rimane battuto. Tutto chiaro, Vincenzo, tutto chiaro, perfetto. Io non lo so se prenderà calciatori che siano idonei a Osimhen, ma chiaramente ci proverà, poi vedremo se ci riuscirà. Andiamo a sentire un messaggio vocale E poi ci fermiamo per il primo break di pubblicità e andremo agli ospiti. Buongiorno Raffaele, buongiorno Andrea, Luigi da Scampia, Forza Napoli.
ma io vorrei capire tutti questi delusi, questi che chiedono cambiamento di mentalità eccetera, ma quando vedono il Napoli cosa vedono? Ma ci rendiamo conto che questi ragazzi, questa società, considerando le risorse economiche a disposizione, sono anni che fa miracoli sportivi, economici e tecnici? Ma cosa pretendiamo? Che mentalità dovrebbe cambiare se sono ragazzi che se la giocano alla pari con tutti, non partiamo mai battuti con nessuno e sono anni che facciamo campionati di vertici? E quale campagna faraonica di acquisti di calciatori avrebbe fatto il Napoli che dovrebbe essere obbligato a vincere lo scudetto? Fatemi capire. Beh, io sono d'accordo con te, chiaramente, quelli che sono delusi dalla prestazione del Napoli non è che sono delusi dalla prestazione, sono delusi dal risultato. Quindi ci sono molti che seguono le partite e danno le loro considerazioni sulla base del punteggio finale senza vedere che cosa è successo in quella partita. Però insomma non è che sì, posso dire una cosa su quello, cioè, che diceva l'amico di prima sugli esterni compatibili a Osimhen. Allora, tu l'esterno devi preoccuparti che sia in grado di fare la giocata per dargliela quella palla a Osimhen quando parte, non devono seguirlo per il campo, sennò poi succede che se hai tre come Osimhen, significa che si staccano dal resto della squadra, te ne serve, esatto, uno come Osimhen e degli esterni che sanno supportarlo e dargli le palle giuste, non serve che corrano quanto lui, anzi, servono, certo, che restino indietro a fare il loro lavoro. Osimhen fa il suo. Fermiamoci, dai, per qualche istante di pausa, poi ricominciamo ad ascoltare la vostra voce, 081-636-363 per intervenire al telefono, a tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Sì, mi ricordo i numeri. 339-666-9990 per i vostri messaggi vocali, 081-6363-63 per intervenire in diretta. Noi tra un po' avremo un ospite, però diciamo che anche a Barcellona le cose non è che stanno andando per il meglio e credo che il Barcellona stia guardando all'Europa League come eventualità per la partecipazione alla prossima Champions, perché oggi gravita tra il quarto e il quinto posto in Liga, quindi diciamo che l'obiettivo Europa League è più per il Barcellona che per il Napoli oggi, come non tanto come vittoria della Coppa, ma per partecipazione alla Champions. Quanto viatico per la Champions. Permettimi di fare un'autoammenda su quanto ho detto prima. Goulam era stato escluso dalla fase a gironi, no? nella lista per l'Europa, poi è stato integrato a gennaio con l'esclusione di Tuanzebe, quindi insomma c'è lui, è convocabile, può giocare, ovviamente magari, esatto, giocherà pure, quindi chiedo scusa per l'errore. Vabbè, ma capita, non è che uno si ricorda tutto a memoria. Marco al telefono, buongiorno. Buongiorno, sei Raffaele, buongiorno Andrea. Buongiorno. Oggi ho fatto radio, mi sono collegato soltanto adesso con la radio ricollegare alla puntata di ieri. Cioè, ma ragazzi, ma ci rendiamo conto che noi siamo ipoteticamente a 4 punti dal primo posto? E qua stanno facendo stanno massacrando a questi ragazzi. Cioè, il lato Cairo vuole mandare Osimhen in Africa, il lato vuole mandare in Giappone, ma siete proprio disgustosi soltanto a sentirvi. Cioè, voi tifosi del Napoli, se così possiamo dire, siete disgustosi. Cioè, il Napoli dall'Inter l'ha massacrata. Ragazzi, l'Inter ha fatto un tiro in porta su due rimpalli. Lautaro Martinez non ha pigliato la palla per 80 minuti. Brozovic, che è il fulcro del gioco dell'Inter, delischia la propria spadita dal campo. Cioè, Andanovic, che quando viene con tutti quanti fanno fenomeno, parate con pera, parate con coscia, parate con faccia, parate con cura, parate tutto manero. Ma cosa cercate di più da questi ragazzi? Cioè, io questo la fai, non mi riesco a spiegare. Cioè, sì, non ce la faccio a pensare che, sì, De Laurentiis è un imprenditore, tutto a posto, è normale di fare il suo tornaconto. Ragazzi, ma prima che veniva De Laurentiis, noi abbiamo vinto soltanto di scudetto, una Coppa UEFA, una Supercoppa e una Coppa Italia. Cioè, questo, ma cosa pretendete da questa persona? Cioè, ma mettetemelo poco l'anima in pace. Cioè, il Napoli ha avuto di tutto di più quest'anno e siamo a 4 punti. A me mi rammaricano i due punti persi con Sassuolo. Cioè, purché non mi rammarica a me? Ma a no, me no, perché potevi anche perdere con Sassuolo se il VAR non fosse. Capito? Fai quello che dico io. Sì, tutto chiaro, Marco, ti dobbiamo salutare, dobbiamo dare spazio anche agli altri. Certo, io capirei la logica di chi vede l'Inter che sia stata più forte del Napoli in quella partita
come avviene negli ambienti nordisti, che al nord dico all'Inter, grande partita, è stato superiore al Napoli. Ma perché ci sono persone che guardano il colore della maglia e quindi non vedono il resto del match. Perché ci sono tante partite nelle quali tu consenti all'altro di avere il pallone tra i piedi. L'Inter ha avuto un possesso palla superiore al Napoli, di poco, 52%. Me le ricordate le parate di Ospina, per favore? Cioè, ricordatemi qualche intervento come quelli che ha fatto Handanovic. Io non me ne ricordo, e non perché sono anziano, ma perché non ce ne sono state. Allora, la partita si vede così. E ricordatevi che alla fine non conta chi ha di più, per più tempo il pallone tra i piedi, ma di chi lo mette nella porta. Poi puoi anche avere il 30% di possesso palla e vinci 1-0. Ma mi spieghi alla fine che l'altra squadra ha avuto la palla tra i piedi, che cosa ha fatto? Anche perché è una concessione che gli ha dato il Napoli. Il Napoli ha detto: gioca, tanto a me importa, non mi tirerai mai. Ed è andata così. Al telefono c'è Luigi. Ciao, buona, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo subito dire una cosa. Sono d'accordo con te per il 99%, perché dici bene. Una cosa che voglio capire, ma veramente in questo Napoli Mertens può fare solo 7 minuti? Nulla contro Elmas, nulla contro questi giocatori della nuova epoca, quella dopo Benitez e Sarri, che ci hanno regalato la tecnica, i Mertens, gli Insigne, i Koulibaly. Adesso, ma veramente questo Mertens non riusciamo a farlo giocare 20 minuti? E poi un'ultima cosa, questo è un pensiero mio, so che non tutti la pensano come me, ma l'inutilità di Lobotka la notate qualche volta o no? Il primo tempo lui si è dovuto spompare perché era l'unico che riusciva a inquadrare, a mettere il pallone di fronte alla porta. Ma quel sedere fronte porta di Lobotka che gira per quei passaggi inutili a spompare Mario Fabian Ruiz. Sono sconcertato, guarda, veramente sono sconcertato. Guarda, pensi, veramente pensi che tra Brozovic e Barella deve giocare Lobotka? Io capisco contro il Venezia non abbiamo vinto. Mica capisco tu, contro Brozovic, il Genoa con Lobotka che non abbiamo vinto. Capisco contro il Verona con lui in campo non abbiamo vinto. Poi qualcuno l'abbiamo vinta. Ma anche chissà, stava bene, non stava bene. Ti ringrazio, ti amo, ciao. Ma io sono sconcertato. In realtà il primo tempo di Napoli-Inter ti ha fatto vedere l'importanza di Lobotka, al contrario, nel gestire il pallone contro una squadra come l'Inter, nel nasconderlo praticamente all'avversario, nel farti giocare, cosa certo. che per carità Fabian Ruiz ha dimostrato iniziando di poter fare anche lui, però Lobotka è uno specialista, è uno che non soffre la pressione, uno che ti viene fuori, che si svincola dalla marcatura, ti dà un ritmo al palleggio che uno come Fabiano col suo passo non può darti, al contrario diventa un giocatore, se non è imprescindibile oggi. Messaggio vocale, vai. Ciao Raffaele, sono Giuseppe. Raffaele, ciao. Nel primo tempo abbiamo dominato all'Inter, no? Facendo 4-5 azioni gol, se non erro. Poi il secondo tempo ha dominato l'Inter, però se noi fossimo stati una squadra meno forte, a differenza dell'Inter, no? Che a noi il primo tempo l'hanno scamazzato, una palla se l'ha gestita, se l'ha guardata e non l'ha fatta fare quella che ha fatto il suo primo tempo, tranne il gol a freddo. Io il gol a freddo quando ho pigliato uno. Però se noi fossimo meno forte dell'Inter, no? E siamo andati subito due o tre gol, due o tre parate importanti a Brunucci, invece niente. E poi secondo me Osimhen non doveva uscire, riesce fatto addirittura Osimhen Petagna, cosa ne pensi? Io sono d'accordo con te, secondo me Osimhen doveva rimanere fino alla fine della partita, perché se c'era uno che ti poteva sbloccare il punteggio all'ultimo istante era soltanto lui. Abbiamo al telefono Francesco? Sì, eccolo qui. Sì, buongiorno Raffaele, complimenti per la trasmissione e per la tua professionalità. Grazie. Ti volevo chiedere, allora, visto come si era messa la partita con l'Inter, cioè noi la sblocchiamo subito e sfortunatamente si fa male con l'Italia, non era meglio mettere Onat molto forte nell'uno contro uno, visto che noi comunque le imbucate a centrocampo le trovavamo sempre? Vabbè, ma se a Spalletti non l'ha messo, una ragione c'è, non è che noi possiamo star qui a dire ma non era meglio Unas. Io dico,
La squadra che era in campo andava benissimo. Togliere Osimhen secondo me è stata una scelta non corretta da parte dell'allenatore. Poi metti un as, se non lo metti vuol dire che non sta bene. Amici miei, un as viene da un periodaccio. Lui ha avuto c'era il tanta COVID. Partita davanti, magari si fosse fatto male Politano nell'ultimo quarto d'ora avrebbe fatto questo ragionamento, ma c'era tanta partita davanti e del MAS ti dava più garanzie. Ma a parte la tanta partita che c'era davanti, io vi ricordo che un as è andato in Coppa d'Africa e si è preso il COVID. Lui l'ultima partita che ha giocato è stata quella del 22 dicembre per 21 minuti. Ha preso il COVID, ha fatto gli accertamenti cardiaci, ma lo volete far giocare al primo minuto? Ma non sta, non è in condizione. I giocatori giocano dal primo minuto quando sono in condizione. Se fosse stato in condizione, io sono convinto che al posto di Politano sarebbe entrato un as. Vincenzo al telefono? Sì, vai. Pronto? Sì, pronto, sono Vincenzo dal centro storico. Ciao, complimenti per la trasmissione. Grazie. A Fede, tu sei bravo, sei fantastico, però sei competente di calcio, però diciamo un po' le verità. Allora, io ho 62 anni, vecchia guardia, seguo il Napoli da piccolo, però queste persone che vogliono difendere il nostro paese, io pure io difendo, c'è stata la sede, dire vabbè, però Raffaele, fare le squadre tipo Udinese, io mi sono scocciato, cioè tipo Udinese? Siamo i giocatori, Raffaele, Udinese? Raffaele, tu sei la vecchia guardia come me. Ma io però, ma che c'entra la vecchia guardia? Qua bisogna avere la mente fresca, scusami. Sì, tu dopo vincere mai lo scudetto con Mario Rui, bravissimo ragazzo, non abbiamo intenzione di vincere, tu lo Mario, sai? No, contro Mario, io lo voglio bene, ma uno più forte di Mario Rui in Serie A è Teo Hernandez. Basta, ma chi ci sta? Allora, lui sapeva tornava indietro, se lo deve andare in panico, non ha attaccato l'avversario, ha potuto competente la pazzi, allora non ci sono giocatori per poter puntare, perché se una società come il nostro presidente bravo, però li fa e li vende, cioè ma dobbiamo finire, allora noi saremo sempre una scuola terzo o quarto posto finché non si investisce venduto, con giocatori ma seri. Chi ha venduto seri. Ultimamente chi ha venduto il Napoli? Abbiamo tornato un po' si dicono le cose Andrea, scusa, io non voglio fare questa discussione. Lavezzi 9 anni fa, vabbè, 9 anni fa Lavezzi con la clausola di 30 milioni ha venduto Cavani con la clausola di 63 milioni, ha venduto Higuain con la clausola di 94 milioni, poi le clausole non le ha messe più il Napoli, scottato da certe esperienze. Nonostante ciò il Napoli ha tanti calciatori che hanno mercato e che possono essere venduti, ma non li vende De Laurentiis perché vuole una squadra forte. Poi magari venderà qualcuno a fine stagione, arriveranno altri. Allora l'Udinese è quindicesima in classifica, capito Andrea? L'Udinese, ma davvero vogliamo paragonare? Ma l'Udinese ha 24 frasi. Punti, il Napoli ne ha 53. Dico, voi veramente vi dovete far curare il Napoli come l'Udinese? Cioè io sono veramente allucinato da certe considerazioni, cioè dite tutto pur di andare contro qualcuno e questo vi condanna, perché finché ci sono elementi concreti per dire qualcosa contro qualcuno avete tutte le ragioni del mondo, ma che il Napoli faccia come l'Udinese veramente non si può proprio sentire, non è da tifoso dire una cosa del genere come l'Udinese. Cioè, allora dobbiamo lottare per non retrocedere. Meno male, abbiamo fatto 40 punti, Andrea, stamattina. Pensa alla Roma che non va, che arriva dietro al Napoli da anni. 900 se, milioni se Napoli, spesi dalla Roma, ragazzi, ma che se il Napoli ma è costruito parlate? Come l'Udinese e la Roma come il Venezia, allora. Ma di che state parlando? Ma dico, ma cambiate sport, perché questo non è cosa vostra, oppure l'ascoltate e basta. Che quando parlate poi sbagliato, fate danni. È sbagliato un po' il presupposto, no? Quando dice con Mario Rui non puoi vincere lo scudetto, ma il Napoli è una squadra costruita per andare in Champions e fare il meglio che può fare, non certo. È una squadra costruita per stracciare il campionato e non lo potrà mai essere perché i numeri non glielo permetteranno mai, a meno che non arrivasse un giorno, che ne so, uno sceicco, ecco, diciamo uno sceicco. Esattamente. Dai, fermiamoci adesso per qualche istante, poi abbiamo un collegamento per parlare, sì. Al contrario di quello che diceva Nicolino, dell'importanza di Stanislav Lobotka, che noi si è infortunato. Tra poco Matte Sport Live, voce di popolo con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete.
Eccoci qua Andrea, siamo tornati in diretta e adesso abbiamo anche un ospite. Sì, abbiamo un ospite che andiamo a presentare perché, a parte essere un collega giornalista, lavora con la Fair Sport, che è l'agenzia di Pavel Simoncic, Branislav Jazurek, ossia dei procuratori di Stanislav Lobotka, e quindi faremo due chiacchiere con lui per inquadrare un po' il momento del centrocampista slovacco. Telefono con noi Rafael Kesior, che salutiamo. Rafael, good morning. Good morning, buongiorno. Buongiorno Rafael. Rafael, how are you? I'm fine, okay, and I hope you too. So, Raffaele and Rafael today, yes? Ok, molto bene, ti ringrazio di questo. Ma io vorrei subito entrare nell'argomento Lobotka, che è un calciatore, direi che abbia fino a questo momento anche stupito quelli che non lo conoscevano dai tempi del Celta Vigo. Ma a Napoli stanno vedendo finalmente il vero Lobotka? In Naples the people are finally seeing the real Lobotka now. Yes. So, sorry, could you repeat? In Naples, the people are seeing the real Lobotka, the real player finally. Lobotka, finally. Yes, yes, yes. I think now is the real Lobotka that everybody expects he will be when he came to the Napoli. Sì, al momento è il Lobotka vero, quello che tutti si aspettavano di vedere quando lui arrivò, insomma, al Napoli. Ci ha messo però un po' di tempo, no? Io vorrei capire secondo lui cosa è successo. But Rafa, it takes some time. Why, in your opinion, what kind of problems he had in the last season? There is not easy question. There is not easy answer to tell about it. But I think like everybody, he needs some time to adapt to the club, to the people, to the way of the play. And I think it's not a big surprise that everybody see that when Spalletti came and give him chances, he just play his best football, and I think that was the most important. That last time he had a lot of chances, he can play that style that he like to play. We know everybody that Gattuso also likes him, but Lobotka is not the kind of, you know that better than me, it's not the kind of player that Gattuso was and that Gattuso would like to play on this position. So I think that is a few important things. Of course, many, many other things like, you know, some injuries, etc. was also important. Beh, yes. È una spiegazione. Beh, molto, dice, molto. Sì, non è facile rispondere a questa domanda, anche se poi ci dà sostanzialmente, esatto, due motivazioni principali. Lui chiede innanzitutto che sia necessario per ogni calciatore che arriva da fuori avere un po' di tempo per adattarsi. E quindi anche Lobotka non si è sottratto, insomma, a questo processo, e poi la differenza l'ha fatta Spalletti in due modi: uno, dandogli diverse chance di giocare, quindi quando hai molte occasioni alla lunga riesci poi a dimostrare il tuo valore e il tuo miglior calcio, come sta facendo ora Lobotka; due, il fatto che secondo lui con Spalletti si giochi uno stile di calcio che favorisce, che esalta le caratteristiche di Lobotka. Forse con Gattuso, sappiamo che Gattuso non era un giocatore alla Lobotka, e sappiamo che forse non è il tipo di giocatore che vedeva in quella posizione, anche se lo stimava anche Gattuso. Infatti, mettiamoci poi un po' di problemi di condizione, di infortuni, che anche quello ovviamente fanno la loro parte, quindi ci è voluto un po' di tempo. Un po' di tempo, anche perché Lobotka non è che stesse proprio benissimo, ha avuto anche delle traversie personali da quando è venuto a Napoli. Ma cosa pensa Lobotka? Il Napoli può ancora vincere lo scudetto, nonostante il pareggio con l'Inter. Rafael, what does Lobotka think? Can Napoli still win the scudetto after the draw with Inter? Against Inter, yeah, of course. Of course, he, as I think everybody in the club still believe that it could be a very, very good season, and everything is still on the play. We know that the top teams play against each other. I think, in my opinion, nobody will win every match till the end. So
so there is still chances. Of course, they are a little bit disappointed after draw with Inter. They was on the lead 1-0, so they believed that it could be win. But okay, after the match, they have big chance to win Scudetto. Of course, it will be very. It will not be easy. It will be very hard, but they still believe. And from the other hand, they still have great matches in Europa League. Yeah. Beh, vado a tradurre, dice assolutamente Lobotka ci crede, ma come crede che ci creda un po' tutto il Napoli, perché l'occasione è lì, è palese. Non crede che nessuna squadra da qui alla fine possa vincerle tutte, perché è un campionato quest'anno molto equilibrato quello italiano, e quindi ci sono occasioni un po' per tutte. Ovviamente parliamo di una cosa molto difficile, non è facile che il Napoli vinca lo scudetto, però ci sono delle chance. Ovviamente c'è un po' di delusione per il post Napoli-Inter, non tanto per il risultato quanto per il fatto che comunque si vinceva 1-0 e quindi certo, magari c'era l'aspettativa di portarla al termine, ma così non è stato. Comunque il Napoli continua ad avere le sue chance di scudetto. Sì, purtroppo si è infortunato nel match contro l'Inter, sì, e non potrà giocare la gara con il Barcellona. Ma Lobotka crede anche che il Napoli possa eliminare il Barça dall'Europa League? Rafa, unfortunately, Lobotka was injured in the match against Inter and will not be able to play the match against Barcelona. Does Lobotka also believe that Napoli can eliminate Barca from the Europa League? Yes, of course. It's big bad luck, because everybody, we are an agency and also Lobo, believe that yes, this game could be very, very good, good level, good time to show his abilities, because he, as you know, he played in the Spain some years, so he knows what he could expect play against Barcelona. So not only my opinion and opinion of Lobotka, and I think some journalists from Poland also see that Napoli have a chance to beat Barcelona in this Europa League game. You know, I think that Barcelona is not the best Barcelona from last year, is the one thing, but the other thing that Napoli now create a good team. And they show it in the Serie A, and I think they cannot worry about Barcelona. I think it's really possible to go through to the next level of Europa League. Beh, ricordiamo tra l'altro che Rafa, come giornalista in Polonia, seguirà questa partita per Via Play, che è una TV di lì, quindi ha studiato sul match. Sì, sì. Dice, tutti nell'agenzia, insomma, ovviamente Lobotka compreso, aspettavamo questa partita per il grande prestigio, per il fatto che sarà comunque un turno di eliminazione molto equilibrato tra le due squadre. Peccato che Lobo non possa esserci, però il Napoli conserva delle grandi chance in questo doppio confronto, perché per quello che ha dimostrato finora nel campionato di Serie A non può aver paura di questo Barcellona, che non è quello degli anni migliori. Certo. È chiaro, sarà molto aperta e Napoli avrà, insomma, delle belle possibilità. Se posso fare una domanda per quanto mi riguarda, adesso magari faccio arrabbiare i procuratori di Lobotka, però ci provo lo stesso. Sorry Rafa, maybe I will make somebody in your agency mad for this question, but I'll try to do it the same. Before Lobo it was like a question mark in Napoli, no, for 2 years. Now is a focus player for Spalletti, yeah. And the rumors we have is that Napoli would like to extend his contract with the club. Do you know something about it? Se gli allungano il contratto, lo rinnovo. Okay, you know what would we say in this moment in Poland? Tomato. That means that I cannot tell you. Okay. Non ho capito la Tomato, non ho capito Tomato. Just like Tomato, what mean? Tomato, we just say if somebody asks you a hard question that you cannot answer, you just say in Polish pomidor.
that means tomato, so I can, okay. I just tell you tomato. Ok, ok, thank è you. Un modo di dire. No, dice che in Polonia, in Polonia è un modo di dire quando ti fanno una domanda a cui non puoi rispondere, loro ti rispondono a pomodori. Esatto. Cioè, capito? Esattamente. Lo faremo anche noi, lo prenderemo in prestito. Magari tu mi dici, Falco, vuoi abbassarti lo stipendio? Io ho pomodori. Dici, pomodori. E quindi lui ci ha risposto pomodori, nel senso che non può non può rispondere bene, alla dai. Domanda, va bene. Direi di ringraziarlo. Thank you, Rafa. Thank you, good luck. And da Raffaele a Rafael, grazie di essere stato nel nostro programma e a presto risentirci. From Raffaele to Rafael, thank you for being in our radio program and see you soon. Bye bye. Prego, prego, bye, see you soon. Grazie, grazie a Rafael. Grazie a Rafael Kensio, membro della Faceport, l'agenzia che rappresenta, insomma, che gestisce Stanislav Lobotka. Prima di andare in pubblicità, Andrea, ci sono arrivati tanti messaggi di tifosi indignati per il modo di esprimersi di altri tifosi in merito al presidente, al calciatore. Te ne leggo qualcuno, per esempio ci scrive Rob: buongiorno, purtroppo il pseudo tifo azzurro è molto decaduto, disamorato, presuntuoso, imborghesito. Basti vedere i fischi a fine partita di sabato sera, dove con un pari 6-2 punti dalla capolista che verrà qui tra un paio di settimane. Ma questo è un problema delle nuove generazioni. Poi mi dispiace, questo chi lo scrive? Raimondo, mi dispiace constatare che forse con la complicità del Covid il livello medio dei tifosi è peggiorato. Ma come si fa a non capire che per vincere lo scudetto oggi bisogna fare tantissimi punti? Prima, quelle poche volte che abbiamo vinto qualcosa, il pareggio era oro. Oggi è molto più difficile. Aggiungo che quando il Napoli ha vinto lo scudetto, il pareggio era un punto, la vittoria due punti. Poi ancora Domenico da Ivrea: come si fa a criticare il Napoli? Mario Rui: ci sono persone che di calcio non capiscono proprio niente. Non capisco tutte queste critiche, ma queste persone sono tifosi o tifosi fasulli? Aggiungo chi ci scrive, la nostra amica Gilda: alcuni tifosi mi fanno vergognare, se la prendono con Mario Rui a prescindere, mentre gli vanno fatti solo complimenti sia per il rendimento che per la serietà, oltre che per dover sopportare una credine veramente ingiustificata. E ce ne sono tanti altri, Andrea, quindi vuol dire che fortunatamente tutti questi messaggi. È una frangia minore. Ma la cosa principale secondo me è il capire poco di quello che accade in una partita, permettimelo, come diceva quell'amico. Io ho visto, cioè, la maggior parte dei commenti negativi su Mario Rui credo siano per il fatto che il gol sia arrivato dalla fascia sinistra del Napoli, quando però arriva questo cross, doppio rimpallo su Di Lorenzo e Koulibaly, palla che finisce miracolosamente a Dzeko, che la fa passare nell'unico spiraglio che poteva passare quel pallone, certo, per segnare l'1-1. Però è colpa di Mario Rui, cioè secondo loro poi in una partita intera non doveva arrivare un solo cross, esatto, dalla fascia destra. Ma poi aggiungo che se proprio vogliamo dare una per responsabilità, i miracoli ci stiamo attrezzando. Noi le diamo le responsabilità. Quella va a Koulibaly. Lui ha sbagliato perché ha lasciato scorrere quel pallone sul quale un rapace come Dzeko la mette nella porta, perché è un bomber vero. Quella palla non doveva passare. Purtroppo Koulibaly ha commesso un errore nell'ambito di una partita ben giocata. Ci fermiamo e poi dopo andiamo ancora al telefono. Sì, dopo andiamo. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Allora, entriamo adesso nel dettaglio della sfida che si giocherà giovedì alle 18.45 al Camp Nou. Il programma del Napoli prevede, come da un po' di tempo a questa parte, che la rifinitura avvenga domani mattina a Castelvolturno, poi pranzo, partenza per Barcellona, e Spalletti parlerà in conferenza stampa alle 18.30 proprio all'interno del Camp Nou. Noi tra un po' avremo anche qualche ospite. Andremo a Barcellona, ma intanto sentiamo anche qualche altro messaggio vocale. Non so quali scegliere, devo andare random così, e vi ringrazio sempre. Vai. Del numero elevato di messaggi che ci mandate. Vai. Buongiorno Andrea. Niente, per quanto riguarda la partita con l'Inter, l'unico rammarico che ho è che l'Inter non ha fatto granché a Napoli, ha fatto quasi nulla
e ne è mancata forse quella ferocia di crederci di vincere, poter vincere la partita, che poi non la vinci come è capitato, vabbè, però insistere un po' di più. Per quanto riguarda la partita con Barcellona, spero che Napoli passi il turno, perché anche se non è Barcellona dei tempi migliori, rimarrà negli annali del calcio comunque che abbiamo buttato fuori Barcellona, e per noi sarà sempre comunque un risultato di prestigio, forza una Napoli, bella soddisfazione sempre. E anche creerebbe una forte autostima all'interno del gruppo Napoli. Andiamo ancora a sentire qualche messaggio, dai. Buongiorno Raffaele, buongiorno. Ciao. Andrea, sono Giacchino da Cercolo. E niente, volevo dire la mia riguardo alla partita. Sì. Sono stato allo stadio, è stata una bellissima esperienza di vedere lo stadio vivo, acceso, appassionato. Però devo dire che nonostante le occasioni del Napoli, che abbia fatto un buon primo tempo, si vedeva la forza dell'Inter in questa difesa altissima che comunque metteva in difficoltà il Napoli, i tre centrali difesa molto forti, un Perisic che era ovunque, su tutto il campo, rincorreva tutti. E quindi mi tengo stretto questo punto e forza Napoli. Certo. Grazie, bisogna buona giornata. Riconoscere la forza dell'avversario, perché certe partite quando non riesci a vincere è meglio non perderle, soprattutto quando si tratta di scontri diretti che, come ben sapete, valgono 6 punti, non 3. Possiamo andare a Barcellona. Sì. Adesso Andrea, andiamo a Barcellona dal nostro amico che coinvolgiamo spesso, che era sempre molto critico. Sì. Col Barcellona quando le cose andavano meglio, figurati adesso, mi verrebbe da chiedere a Ignacio Oliva di gol.com da Barcellona. Ciao Ignacio, buongiorno. Ciao Andrea, buongiorno. Infatti dici bene, eh? Sono piuttosto critico fino al punto che io vedo leggermente più favorito il Napoli. Ah. Beh, meno male, perché pensa che a Napoli qui stanno criticando tutti il pareggio contro la capolista Inter. Ignasi, ma ricordiamo che il Barcellona ha pareggiato il derby con l'Espagnol 2-2, attualmente è quinto o quarto, se volete, insieme all'Atletico Madrid. Ma tu non pensi che il Barça stia guardando all'Europa League anche come obiettivo per entrare in Champions? Si è detto questo, sì, si è detto questo, ma non tanto come obiettivo per entrare in Champions, pure si utilizza questo argomento, ma per il fatto dell'autostima. Non può, è difficile da accettare per l'opinione pubblica blaugrana che il Barcellona va in una competizione a giocarla per non vincere. Comunque sia, ritengo che il primo obiettivo del Barcellona, e non lo dico io, lo dice lo stesso allenatore Xavi Hernández, è quello di finire in classifica entro i 4 primi, perché così vai direttamente in Champions. Certo. League. Infatti l'Europa League è una competizione davvero difficile da giocare, una competizione davvero difficile da vincere. È vero che squadre come il Manchester United o anche l'Atletico l'hanno utilizzata per ricostruirsi a certo punto. Il fatto è che il Barcellona si trova in una fase troppo embrionaria. Questa squadra è appena nata, sta nascendo, infatti il parto non è finito, voglio dire, perché ci sono, questa squadra è formata basicamente da vecchie stelle, giocatori pagati profumatamente al rendimento che stanno offrendo. Penso a Jordi Alba, penso a Gerard Piqué, soprattutto non tanto a Sergio Busquets, ma anche lo possiamo applicare a lui, ci sono anche esatto, ma quello di Dani Alves è un fatto diverso, perché alla fine contro l'Atletico abbiamo visto che è in grado di dare soluzioni, perché lui per il suo conoscimento del gioco collettivo, per la sua elevatissima tecnica, è in grado di giocare come terzino destro e rinforzare il centrocampo quando il rivale c'è il possesso palla, così aiuta nel pressing. Dani Alves non ci sarà contro il Napoli, e infatti abbiamo visto come contro l'Espagnol il Barcellona non è stato in grado di ripetere la buona partita che ha fatto contro l'Atletico, perché Serginho Dest è ancora lontano dal livello da Dani Alves. La cosa comunque che mi ha colpito molto, Ignasi, guardando la rosa del Barcellona, è il fatto che abbiano segnato, Raffaele, pensa, 20 calciatori diversi quest'anno, che da una parte può sembrare un merito, dall'altra testimonia la rottura col passato, no? Cioè, appunto, pochi, tutti pochi, la rottura col passato, quando avevi un giocatore da 30, 40, 50 gol all'anno, e oggi hai Depay, capocannoniere, con 8 gol in stagione, e poi
tutti con un paio a testa, no? È una squadra senza, senza la sua stella, senza proprio il suo punto di riferimento. Non c'è un riferimento in attacco. Pensa che ha giocato Ferran Torres contro l'Espagnol, che è solitamente un esterno, quindi ha giocato punta centrale. Prego, Ignacio. Esatto, e il fatto è questo, poi ha salvato questo pareggio nel derby un giocatore chiamato da Ronald Koeman, è un giocatore che non piace a nessuno tra i tifosi, perché non è un giocatore, come si dice, da profilo Barcellona, ma alla fine se tu vai al campo dell'Espagnol a giocare, a mettere palle alte all'area dell'Espagnol, a questo punto ti serve uno come Luke de Jong, non uno come Ferran Torres. Certo. Comunque Ferran giocherà contro il Napoli perché questo è venuto a fare, a giocare le partite importanti, questo sicuramente dei quattro. Ah, è caduta la linea con Ignasi che stava dicendo cose molto interessanti. Adesso proviamo. Ferran Torres comunque è un giocatore importante assolutamente, sì. Però sì. Ma non come punta centrale, magari, ecco, più come dicevi tu, più un esterno. Sì, è un esterno soprattutto a destra, certo, gioca anche a sinistra. Luke de Jong ha ragione, non è un profilo da Barcellona, viene dal Siviglia. Sarà un po' più che Petagna, voglio dire, per rendere esatto. L'idea, cioè come tipo di giocatore. Come caratteristiche, sì. Come caratteristiche, sì, somiglia molto. Molto a Petagna, però adesso che se recuperiamo il collegamento con Ignasi, vediamo anche che tipo di formazione dobbiamo attenderci giovedì contro il Napoli. Non ce l'abbiamo caduta la linea, non ce l'abbiamo ancora. Allora, sentiamo un messaggio vocale intanto che recuperiamo la telefonata con Ignasi Oliva. Eccolo qua, lo apriamo adesso, vai. Ciao Raffaele, sono Francesco da Casetta. Credo che il Napoli doveva votare di più, mi spiace, ma non c'è niente di male a dire questo. L'interesse è la partita che ha fatto vedere, che ha fatto emergere questa caratteristica. Il Napoli è stato rinunciatario, però che lo diciamo, non facciamo torto. No, infatti, lo puoi dire tranquillamente, ci mancherebbe. Abbiamo recuperato Ignasi, sì, eccolo qui. Ignasi. Scusate che ho finito parlando da solo, dicevo riassumendo che il Barcellona c'ha il talento a centrocampo con Frenkie, con Pedri, con Nico, con Gavi, pure Busquets, ma non c'ha un riferimento in attacco, la difesa funziona malissimo, poi non è chiaro ancora la partecipazione di Ronald Araujo, il migliore difensore del Barcellona. Ha subito un infortunio non grave davanti all'Espagnol, è una sopracarica muscolare, e comunque il Barcellona dice che contro il Valencia nel prossimo weekend Araujo ci sarà sicuro, ma rimane come serio dubbio per giocare contro il Napoli. Questo cambierebbe ci praticamente una formazione in Asia, allora? Una formazione penso che la formazione potrebbe essere abbastanza simile a quella con Ter Stegen in porta, linea difensiva con quattro uomini, Alba sulla fascia sinistra, su quella destra, Piqué e Eric al centro della difesa, centrocampo con Busquets, Pedri e Frenkie de Jong, e in attacco io credo che sarà Gavi, Ferran Torres e Adama Traoré. Dunque, anche se c'è possibilità di vedere Aubameyang di titolare, credo che comincerà ancora in panchina, perché è stato due mesi senza giocare alla fine. Va bene Ignasi, grazie di questa corrispondenza, magari ci sentiremo dopo la partita, così vediamo se le tue critiche saranno state ancora ulteriormente motivate, noi lo speriamo, chiaramente. Alla fine il Napoli è stato solo 2 punti dal leader, il Barcellona ha 12 punti dal leader. È vero. E ha subito 27 gol, il Napoli soltanto 16, che è la miglior difesa d'Europa, Manchester City. Ciao Ignasi, alla prossima! Un abbraccio amici, ciao. Grazie a Ignasi Oliva, collega per gol.com. Sentiamo due messaggi, due ce ne scappiamo. Buongiorno, secondo me sul gol ci sta tutta la flessione mentale del Napoli in quel momento, perché vanno tutti molli, a cominciare da Mario Rui, che sì, per carità, ha fatto tre quarti di campionato finora stupendi, però in quel caso mette il piede, non si oppone a Dumfries. Poi ci sta Koulibaly, che fa toccare tre volte la palla a Dzeko, sia nel tocco iniziale e di testa, eppure sul rimpallo. Cioè c'è poca aggressività in tutto il Napoli in quel momento, anche di Lorenzo, è proprio una flessione mentale, c'è dubbio.
No, flessione mentale no, non c'entra niente la flessione mentale. Poca aggressività, sì, sono d'accordo. Bisognava essere questa un analisi po' corretta. Giusta. Infatti, altre volte, per esempio, i due gol che il Napoli ha subito a Sassuolo sono stati frutto di una scarsa aggressività all'interno dell'area di rigore. E su questo io concordo al 100%. Ultimo messaggio. Ciao Raffaele, buongiorno. Ciao. Niente, l'analisi della partita di domenica è: il Napoli ha fatto un grandissimo primo tempo, se vinceva 3-0 non si era rubato niente, però nel secondo tempo, all'atto che ha avuto il gol a 70 secondi dall'inizio, il Napoli si è impaurito e non ha giocato più bene, non ha giocato più rilassato, aveva paura di perdere. Questa è l'analisi della partita. I giocatori si debbono rendere conto che non si debbono impaurire. Impaurire, ma secondo te hanno paura i giocatori? Diciamo che a un certo punto si sono accontentati, perché hanno capito che contro quell'Inter non era facile segnare un altro gol, tanto più con i cambi, che ve lo ricordo, i cambi non vi danno la garanzia della vittoria, ma molte volte vi danno la certezza della sconfitta. Quindi io sono dell'avviso che va bene. Io credo che non si sono impariti. Nel secondo tempo l'Inter è cresciuta, che magari non ha macinato palle gol, come giustamente dicevi, però ha reso più difficile al Napoli giocare il suo calcio, il suo possesso del primo tempo. Mettici la stanchezza, che giustamente poi ti subentra contro un avversario così fisico, e a un certo punto ti sei accontentato per non perderla. Però non credo che il Napoli abbia avuto paura, sia stato rinunciatario, sinceramente. Va bene, ce ne dobbiamo andare. Ce ne andiamo, ma torniamo domani con tutti gli approfondimenti del caso. Giornata di vigilia sarà domani di Barcellona-Napoli. Intanto continua l'informazione sportiva su Radio Marte. Adesso arriva un'altra ora e quindi restate con noi. Grazie a Mario Palligiano alla parte tecnica. Ciao Andrea, ci risentiamo domani mattina. Ora c'è Massimo D'Alessandro, a cui lascio linea e microfono. Ciao.